Lotta per la quarta posizione assoluta tra Jean-Marie Anjoy e Gianni Marzano su Fiat X19. Per entrambi i piloti è stata decisiva l'ultima manche. Con 151,45 si piazza ai piedi del podio Jean-Marie Anjoy. No, è stata molto divertente, è stata molto bella la gara e la macchina ha risposto bene, finalmente mi ha dato un po' di soddisfazione oggi. Finalmente non ti ha lasciato a terra questa volta. Beh, qualche volta la fama comunque, sono cose che capitano nel mondo dei motori. Molte volte capita che la fortuna non ti assiste, per cui andiamo avanti ugualmente, non c'è nessun problema. Bisogna essere sportivi, la prendiamo con sportività, queste gare sono un divertimento e devono rimanere come tali. Gianni Marzano con 151,70 si è dovuto accontentare della quinta posizione assoluta. No, ancora niente di che, siamo senza gomme purtroppo, gli sponsor non sono fatti vivi quest'anno e allora corriamo con quello che possiamo. Come il motore? Bel motore, sì, sempre 1200 Kawasaki, derivazione motociclistica, va abbastanza bene. Il tracciato Gianni, come l'hai trovato il tracciato? Molto buono, molto guidato, buon tracciato, bellissimo. Speriamo che il prossimo anno anche Codron Giannoso aderisca a un'altra gara, che sarebbe più che buono. Ed ora spazio ai protagonisti delle varie classi. Il nuorese Carlo Caltagirone sul Citroen Saxo ha fatto sua la classe N2. Seconda posizione per Guglielmo Secchi, sempre su Saxo. Battaglia per il terzo posto tra Giuseppe Maccioni e Pietro Scanu. La spuntata Maccioni su Peugeot 106 grazie al risultato registrato nella prima manche. Vincitore nella classe N3 e buon decimo nell'assoluta, l'osilese Giuseppe Mannu su Renault Clio RS al suo quarto successo stagionale. Secondo di classe Alessandro Cadelano sulla gialla Renault Clio RS. Gruppo N, classe N4 e sesto posto assoluto per il pilota organizzatore Cenzo Ledda su Mitsubishi Lancer Evo 7. Renato Ledda su Honda Civic si è imposto nel gruppo A e nella classe A2. Vittoria nella classe A3 per il cagliaritano Marco Farris e la sua Fiat stilo Abarth. Un altro successo nella S2 per Gianluca Santoru e la sua rossa A112. Santoru ha preceduto Gianmaria Piras al volante di una Fiat 127. La classe S3 è andata al pilota di Mesue Rios Gianfranco De Sena su A112. Secondo posto per Graziano Saraoba su Fiat 127, grazie al buon risultato ottenuto nell'ultima manche. Terzo di classe il pilota di Tiesi Antonio Mannu su A112, autore di un'unica manche. Nella classe S4, terzo successo consecutivo per Gianmario Vargiu al volante di una Fiat 127. Lotta per il secondo gradino del podio tra Mario Pala e Antonio Rotelli. La seconda manche ha assegnato la medaglia d'argento a Pala sulla sua Fiat X19. Alle sue spalle Rotelli su Peugeot 205. Gruppo S, classe S5 e settimo posto assoluto per l'algherese Franco Piras sulla bianca Fiat X19. Piazza d'onore per il pilota di Bono Antonello Pala sulla Fiat X19 preparata da Cerroni. Nella classe S7 con ben 8 piloti al via, Fabrizio Seoni e la sua Renault 5 GT Turbo numero 73 hanno sbaragliato la numerosa concorrenza. Alle spalle del pilota di Villa Grande Strisaili si è piazzato il giovane figlio d'arte Fabrizio Marrone, sempre su Renault 5 GT Turbo.
Una bella gara, nonostante la prima manche la strada fosse molto scivolosa. Una bella gara, complimenti all'organizzazione. Speriamo che la rifacciano il prossimo anno. È stata una bella gara, ancora dobbiamo fare esperienza perché sono solo 4 gare che faccio con questa vettura, quindi ancora dobbiamo mangiarne. Quindi Alghero alla prossima? Alghero, vediamo, visto che siamo di casa ormai, vedremo di esserci. Dai. Tu hai l'attività ad Alghero, quindi un centro revisioni. Quindi... centro revisioni, facciamo pneumatici, meccanica, insomma, giusto un po' di tutto per il settore dell'auto. Che zona sei? Noi siamo in via Fermi 9 ad Alghero. Avvincente la lotta per il terzo posto fra l'ozierese Salvatore Mesalimba e il sassarese Bernardo Campus. Per entrambi i piloti su Renault 5 GTT è stata decisiva la seconda manche. Il più abile, seppur di poco, è stato Mesalimba. Campus si è dovuto accontentare della quarta posizione. Alle sue spalle Marco Pischedda, sempre su Renault 5 GT Turbo. Il giovane Andrea Pulinas, oltre al terzo posto assoluto, ha vinto il gruppo P, la classe P2 e la speciale classifica riservata agli Under 25. Piazza d'onore nella classe P2 per Gianni Marzano su Fiat X19 motorizzata Kawasaki. Terzo di classe e fra gli Under 25 il gallurese Thomas Carboni all'esordio su una Fiat 126 Proto. Il già citato John Marie Anjoy sulla Fiat X19 numero 86 ha vinto la classe P3. Secondo di classe, ottavo assoluto e secondo fra gli Under 25, il pattadese Luca Serra, sempre su Fiat X19. Terzo di classe, Bastiano Acquas su Fiat 1.